Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi raga, come potete vedere la schermata, siamo su Marvel vs Capcom 2. Allora raga, faccio questo video per una ragione. Perché voglio diciamo dare tra molte virgolette dei consigli su eventuali errori da evitare per chi magari inizia da poco a giocare a questo titolo. La versione che sto facendo, raga, è quella per PlayStation 3 e 360. La versione per PlayStation 3 e 360, quindi la versione HD. Allora, prima di tutto, come potete vedere, siamo nella schermata della sezione del personaggio. Principalmente, magari uno che, diciamo, al quale magari non è fan della Marvel o fan dei giochi Capcom, pensa, ossia, mi faccio una squadra di 3 PG di un solo tipo e via. Cioè, inizio a giocare. Evitate questa cosa, raga, dato che il gioco è stato strutturato perché voi facciate, se volete giocare come si deve, delle squadre miste. Quindi dovete fare 2 PG Capcom e uno Marvel, o 2 Marvel e uno Capcom, e così via. Cioè, purtroppo così è. Io per dire, nel mio caso utilizzavo squadre completamente composte da personaggi Capcom, tipo utilizzavo Ryu, Ken, Akuma, o ancora utilizzavo Akuma, Charlie e Guile, che tutto sommato erano squadre che sì, se la cavavano, però non erano proprio eccezionali. Infatti, cioè, spesso e volentieri davano rogno, comunque in generale, e rompevano le scatole. Cioè, non riuscivano a fare chissà che cosa. Perciò, tipo, nel mio caso, ho scoperto ieri sera giocando questa squadra che mi ha veramente dato, non dico soddisfazione, però comunque mi ha fatto vedere il potenziale. Che Ryu, Wolverine, potete scegliere uno dei due, qualsiasi, non cambia. Anche se io preferisco, ragazzi, che preferisco utilizzare questo. E Akuma, ho sbagliato. Wolverine e Doctor Doom, ecco, questa era la squadra che ho provato ieri sera. È una squadra molto forte. A meno che non vogliate fare una cosa, no, che se vado una squadra di 3 persone tutti uguali, ma non vorrei dire una cagata, ai tornei non dovrebbe essere consentito usare una squadra simile. Non vorrei dire, però vabbè, in ogni caso iniziamo. Allora, ora che siamo in game, direi di partire con i consigli base. Il primo consiglio scontato, però effettivamente, raga, è sempre meglio ricordarlo, è che in questo gioco, a differenza magari di Ultimate Marvel 3, o magari a differenza, non lo so, del primo Marvel vs Capcom, ma anche dell'Infinite, non mesciate i tasti, non premete tasti a cazzo, perché chiaramente non vi uscirà nulla essenzialmente, perché questo capitolo è stato studiato perché si gioca in una certa maniera. Cioè, quindi il semplice mesciare a caso, no, fare papà e sperare che esce qualcosa, non è studiato proprio per avere la sconfitta, soprattutto per come è strutturato il bilanciamento dei combattenti. Perciò evitate, tipo un esempio potete fare, che se volete colpire l'avversario, perché magari spesso e volentieri l'avversario ci si para, per spezzare la guardia dell'avversario potete usare l'assist, ora ti faccio un esempio, uso Doctor Doom, spezzo la guardia con Doctor Doom, e se l'avversario si para, aspetta un momento, impostazioni, ecco, anzi no, mettete automatico, ok, normale, indicatore HC lo mettiamo infinito, e mettiamo anche i dati dell'attacco. Tipo faccio così, perso la guardia, in questo modo sono sicuro che se colpisco la tecnica entra. Ok,
E questa era una caratteristica. Un'altra caratteristica, raga, è che bisogna assolutamente evitare. Però devo portare prima il mio avversario al centro del ring. Devo portare, comunque, devo levarlo dal muro. E questo, ovvero la possibilità di utilizzare tutte e tre le combo insieme, ovvero la cosiddetta crossover combination, che è questa qui. No, ok, no, è questa qui. Ora, questa cosa, raga, principalmente evitatela. Come potete vedere, dipende anche da personaggio a personaggio. In questo caso è entrata tutta. E soprattutto se la dovete fare, fatela. Se proprio proprio la volete fare una cosa simile, dovete farla a muro. A muro dovete farla, perché almeno andate sul sicuro che i colpi entrano. E poi, una volta che l'avversario ricade, andate avanti nelle vostre combo. Andate avanti. Vabbè, come potete vedere. Oh, perché c'è il rischio, raga, che se usate dei PG, che sono delle mosse che non colpiscono direttamente, magari, tipo nel mio caso, come facevo io con Akuma, Charlie e Gail, che due colpi su te entravano, rischiate di non fare massimo del danno. Rischiate. Purtroppo, raga, non c'è la possibilità di ripristinare. O per dire, se proprio proprio dovete sparare le super, dovete fare così, raga. Sparate la prima. Sparate la prima e concatenate le altre. Per concatenare le varie super, allora, prima di tutto fate partire la prima, che si fa eseguendo mezzaluna e quadrato e triangolo. Quindi pugno debole e pugno forte, a differenza di Street Fighter, che è pugno debole, medio e forte. Poi, dopodiché, dovete premere tre pulsanti, i due pugni più il tasto dell'assist. Quindi in questo caso, io giocando su PlayStation, premo contemporaneamente quadrato, triangolo, R1. Che si fa? Quindi così, praticamente. E infliggete, come potete vedere, un bel danno. Infliggete, nel mio caso ho inflitto più della metà. Ho inflitto metà della barra vitale. Ora, c'è da dire anche una cosa. Bisogna evitare anche un'altra caratteristica, perché magari uno potrebbe dire che sì, combino le tecniche, però magari è capace che lo fate di fretta e furia. Evitate assolutamente questo. Aspettate. Ok, no, non è uscito. Questo dovete evitare. Cioè, che manco fate partire la super che già scatenate l'altra. Questo è un errore che magari si può fare inconsciamente. Questo errore, raga, comporta, come avete potuto vedere, che non infliggete il massimo del danno. Cioè, anzi, in alcuni casi sprecate solo barre. Tipo, come avete visto, neanche è partito l'attacco di Dr. Doom, che si è dovuto ritirare per far spazio a Ryu. Ovviamente, raga, che sia chiaro, ovviamente che sia chiara una cosa per chi non fosse a conoscenza del gioco. E ovviamente non potete neanche aspettare troppo per il passaggio da una super all'altra, perché se no c'è il rischio che voi perdiate la possibilità. Tipo, ora vi faccio vedere. Eh sì, buonanotte, non sbaglio. Ecco, come potete vedere, volevo seguire anche la terza super, quella di Dr. Doom, ma non ho fatto in tempo, dato che ormai ero arrivato, che la tecnica era già finita. Quindi evitate assolutamente. Ovviamente questi, ragazzi, sono alcuni degli errori più comuni. Poi, diciamo, errori comuni da evitare, ok? Che tra l'altro questo tipo di video, raga, questo video, non lo so, ho provato a cercare su YouTube, nessuno ha mai pensato di proporre una cosa simile per i principianti, per chi si avvicina adesso a questo gioco, dato che Marvel vs. Capcom 2 ancora oggi è molto giocato online sul PC, è molto giocato attraverso gli appositi emulatori e compagnia varia, è molto giocato. Perciò questi, diciamo, erano alcuni consigli, cose che potete, diciamo, evitare per magari per chi inizia a giocare adesso. Soprattutto, ragazzi, se giocate con un arcade stick, perché principalmente questo gioco, se dovete giocarlo, vi consiglio l'utilizzo dell'arcade stick. Io utilizzo questa configurazione: pugno debole, medio, pugno debole, forte, e il partner, ovviamente l'assist del partner.
e calcio debole, calcio debole forte e l'assist del secondo partner, ovviamente. Ovviamente raga, se volete in questa versione avete due maniere per poter eseguire la super la crossover combination, ovvero o premete R1 del sì, vabbè, guardate. O premete R1 R2 o se no schiacciate tutti e sei i tasti. Schiacciate, che principalmente è la tecnica che viene fatta nella versione Dreamcast, ovvero quella originale. Esiste anche una versione per PlayStation 2, quindi anche se non giocate questa edizione HD, potete benissimo basarvi sulla versione PS2 per questo, diciamo, video, per questo mini video tutorial. Ovviamente vi ho fatto vedere alcune caratteristiche, alcune curiosità, alcuni magari dei di quegli errori che almeno dal mio punto di vista andrebbero evitati, andrebbero secondo me, poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che preferisce di più, però comunque se volete evitare di fare errori, di farvi fottere, chiaramente c'è tutta proprio una scienza dietro il gioco, c'è tutta una cosa. Poi se consideriamo che da questo titolo sono partite cose come le Infinite Combo e diciamo cose simili, io ovviamente raga non sono la persona più adatta per farvi vedere certe cose perché non le so fare, però comunque se vorreste degli altri video di Marvel vs Capcom 2 potrei anche considerare l'idea di portarvelo. Tra l'altro comunque ragazzi, sappiate che a breve ci sarà una nuova puntata di Ultimate Marvel vs Capcom 3 online, ci sarà, quindi ragazzi ne ho approfittato da una parte per fare questo video per potervelo dire magari. Per il resto ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciarmi un like e un commento, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e noi ci rivediamo al prossimo video.